Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Rane e Banane il venerdì qui sul canale. Continuo a giocare il mazzo per cercare di imparare a giocarlo al meglio. Oggi abbiamo preso una lista un po' diversa, nel senso che alcune modifiche rispetto alla norma. Ho preso spunto dalla lista del vincitore dell'LPP, scusami, non mi ricordo il nome, sono veramente scandaloso, l'ho letto, però purtroppo non mi viene in mente. E andiamo a provare qualcosa di leggermente diverso. Siamo su 17 terre, sempre con le 8 lande. Sia isola che palude per il solito motivo di snuff out. I cambiamenti sono ponder sopra preordain, quindi 4 pair di ponder sopra preordain, giochiamo sempre spell pierce e main deck un agony warp e una thorn of the black rose come che, diciamo come removal aggiuntivo agony warp per le terre di Khenkhou in affinity e per guardiano in cancelli dato che ci ho perso una partita e main deck già Thorn of the Black Rose per avere un motore di vantaggio effettivo e statico già main deck. Di side è cambiato che abbiamo messo un altro Agony Warp, abbiamo tolto un editto, questa cosa un po' mi mette in ansia, però ne abbiamo uno main, quindi teoricamente lo split dovrebbe comunque mantenere lo stesso numero. Uno Steel Sabotage doppio annul come sempre. 3 Blue Elemental Blast e un Dispel normali, triplo pezzo di 8 per il cimitero e doppio Shrivel invece di Suffocating Shrivel. Quindi proviamo a vedere se così la scelta è leggermente diversa. Con l'ultima lista che avevo giocato, che ho ancora qua, avevo concluso un 5-0 molto positivo, nel senso che a parte essere il risultato in sé, che si può dire e non dire. Mi ero trovato molto bene, giocavo 10 Cantrip a 1 invece di 8. Vediamo così come andrà. Siamo sul draw per il primo game, però questa mano è accettabile, secondo me a doppio pier, cioè a doppia interazione va a costo basso, un ponder, un archeologist, ci sta, la accetto come mano, vediamo contro cosa giochiamo la prima. Ho scelto delle lande di dubbio gusto, però non è vero, sono carine, hanno anche il flavor text, contro cancelli, quindi doppio pierce non so se funzionerà, contro cancelli Naya, terra passo. Non ho motivo di. Cioè, se mi fa adesso una relic, dato che giocano main deck con in mano doppio pierce, mi sento un po' un infame. Thorn of the Black Rose, che non credo sia il matchup dove voglio iniziativa, onestamente. Yes, Creeper Vine, va bene. Però il fatto di avere già main deck il nostro simpaticissimo Agony Warp. C'è un Ponder, lui prende Basilisk. Non mi fanno impazzire. Quindi metto analisi Cellar e Aquifer, tanto qua Pierce è abbastanza inutile, Shuffle no, prendo Aquifer, passo. Vai. Vediamo se mi fa adesso Relic of Progenitus, solo che non volevo poi pescarmi Deep Analysis numero 2, volevo metterla al cimitero. Ok. Gattino va bene e passa. Ok, quindi qua faccio questo, metto il cimitero di Panalysis che non riprendo anche se è l'unica. Ok, vai. Beh, abbiamo messo il cimitero Terror, ma in realtà abbiamo preso Crawl prima, quindi va anche bene. Dobbiamo trovare un removal perché beh, dopo posso permettermi di fare di Panalysis tanto sì. 4-4. Ok, questa l'hai giocata. Dobbiamo trovare removal che non sia Agony Warp. Pesco due per non saltare l'endrop. Adesso gioca main deck le reb, mi fa impazzire, no. Sì, questo non mi tange particolarmente da farmi prendere. Beh, oddio. Pierce diventa quasi inutile, però se poi pesco terra e posso fare counterspell preferisco. Vai. Qua posso pensare di fare un chain blocco se riempiamo un po' il cimitero. 1-2 in realtà. Sì, cosa ha preso? Altro Basilisk. Gate è uno di quei matchup ostici, secondo me, da gestire. Oh, Counterspell non funziona contro gatto imbalmato, però. Sì.
qua appariremo. Beh, non è detto che sia così essenziale, in realtà. Forse posso aspettare ancora un altro turno. Va bene. Nel prossimo turno ha doppio cancello open, credo. Ecco qua. Faremo un counter spell su Skyfisher perché poi vorrei bloccare. Facciamo pondere e shuffliamo via due figurine scarse, tipo i due spell pierce, secondo me. Ci immaginiamo i due spell pierce. Quanto ci costi? 1. Allora faremo che con lo snuffout glielo tiriamo a vite. Non posso tirarne due, ma almeno. In realtà qua mi conviene fare tipo prendo te di nuovo. Vai, e il prossimo turno faccio un altro terrore a questo 1. Adesso qua abbiamo il chan blocco comunque. Un basilisk me l'ha messo. Sì. Faccio paro snuff out, credo. Paro. Snuff out. Sto a 4. Sì, Gate Creeper. Se ci rifà gatto dal cimitero lo snafferemo. Se pesco una terra bella perché posso fare poi Tolarian Terror 2. Sì. Abilità incounterabile. Non è una terra che volevo, però è una terra. In realtà qua secondo me possiamo anche fare questo. E avere il chan blocco dietro. Anche se paro con l'1-4 detach mi va bene perché tratto dei pezzi positivi. Dopo possiamo fare terrore into Gurmag o snuff out se fa un pezzo volante. Quindi. Sembra buono. L'unica è che dobbiamo cercare un removal per il 2-3 protetto del monocolor, perché qua se lo pesca siamo morti sul board. Forse abbiamo preso un giro di troppo di gatto. Dobbiamo trovare anche un Unexpected Fangs che mi permette di fare snuff out pagato a vite andando tapped out per cercare di rifarmi la mano. Non è male. O rifarmi la mano o proporre dei threat, perché potrei fare terrore, ponder e fallaci tutti lo stesso turno. Decide per questo matchup. Adesso abbiamo Agony Warp doppio Shrivel. Momento clou della partita anche per il nostro avversario. Fortuna ha fatto due difensori a parte gattino, quindi cioè pezzi che potenzialmente non ci fanno niente di che. Ci pensa. Ok, un altro cancello. Quindi è in mano, credo, Hip Gate ancora lui. Ok, sì, always heal da questa cosa. Attacca. E io ciamperò col mio 1-4, 1-3 detach. Potenzialmente.
Vero che va uno sbrego di vite, però dopo noi ripartiamo con 15 sul board. Blocco. Tanto il suo l'ha fatto, torna, quindi direi che va bene così. Un'altra pianta. Le piante mi vanno bene perché non ci attaccano. Ci fanno tenere iniziativa. Non credo che lui giochi Gingerbread, onestamente. Non mi sento minacciato da una cosa. Lo giocherà e io morirò. E facciamo Ponder, vediamo se c'è roba brutta. Qua la shuffleremo. E abbiamo pescato un'altra landa. Ok, questo Counterspell mi piace, quindi faremo Aquifer, Scour, Counterspell, doppio pezzo. Shuffle, no. Tre, quattro, cinque, sei. Toh, vai. È il tuo momento. Pesco tra l'altro un ottimo Toad Scour che mi permette di buttarmi al cimitero la terra che ho in cima, che non voglio pescare. Questo Snuffout non lo possiamo tirare adesso, chiaramente. L'unica è che non voglio mettermi al cimitero Unexpected Fangs perché può tornarmi utile. Allora, lui può morire di Snuffout. Peschi una figurina. Perché non voglio che sia un abbocchino per il 2-3. Ho 10 power on board. Comunque, toglimi uno dei due terrori, va bene. Rana, ok. Mi macino la landa. Un Ponder, ne pesco un'altra. Vabbè, fa niente. Pesco un'altra rana. Ok, e un altro Counterspell, quindi molto bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dieci. Prego, tocca a te. Questo l'abbiamo giocato. F6. Un tesoro. Ci mancherebbe. Bella brainstorm. Cioè, beh, bruttissima con l'art, ma bella brainstorm come figurino in questo spot. Saruli, possiamo ciamparlo alla grande. Hai guadagnato 7 vite. Hai 4 mana dietro. Va bene, mi hai rubato un pezzo. I giorni prima o poi li finisci, giuro. War 2. Certo. Ah, Agony Warp è buono. Allora, brainstorm e mi butto via delle cose. Urca. Tipo questa terra e questo counterspell che riprenderò di Fallagi. E ho doppio counterspell open. Ah, però prendo, secondo me, questo Snuffout, meglio ancora. Chiaramente sto turno ciamperò col mio 0-3. To. E poi faremo Snuffout sul suo Sighe, sul suo Saruli, evidente, o qualcos'altro. Pesco un'altra brainstorm, figata. Sì. Bene tutto. Ok. Se non fa niente a fine turno lo snafferemo, credo.
Paro. Senza troppi problemi. Ok. Povera Ephemerate, quindi aspettiamo un secondo. Abbiamo open un counter per lui, ha due carte in mano. Adesso vediamo cosa vogliamo counterare perché abbiamo comunque una. Un sacco di cattiveria. Vai. Due carte per te. È inutile tirare questa brainstorm, tanto quello che voglio ce l'ho in mano. Sto, pesco di meno. Vai. Sei a 9, prossimo turno siamo letali perché abbiamo in mano doppio removal. Tesoro, certo, ci mancherebbe. A doppio Upgate, ok. Un'altra Gormag. Sì, cancello. Terra, Chainer, Sedict, ti meno per letali, vinco la partita. Ok, e G1 ce lo siamo portati a casa amabilmente, direi. Allora, G2, con Thoron che non pensavo, non ne sairò altri. Vabbè, Shrivel per i gatti e basta. È utile, boh, sicuramente è utile avere Agony Warp. Lui mi sairà tipo delle Reb e robe similari. Però le Beb fanno veramente schifo contro di lui. Ok, Pierce non è forte. Due li lascio. Più un matchup da removal che da altro. Va bene così. Ho messo le robe in lavatrice da lavare, Sei ma sicura che hai preso tutto della roba che ci va? le robe di mutande calze scure, mie e tue. Non ho messo quelle gialle perché sono chiare, ma le ho dette Sì, e uguali. quelle Ok. grigie pure. Beh no, c'è le tue bianche, basta, di grigio non c'è niente. Ok, e le tue robe della palestra. Sì, che sono quelle appese che potrei mettere. Visto che non stai a mano, se li tieni. Vuoi vedere qualcosa? Dopo, Poi serve una tazza. un piattino. Ho 50 secondi ancora. Aspetta, mo te lo dico. No, no, non serve, ti togli da lì. Puoi star lì, tanto prende fino al Kallax.
Partiamo sul draw, l'Emulica 6, noi abbiamo doppio remove al doppio brainstorm, mi sembra ok. Salta la draw step, ok. La tappata vai. Miau a te, gatto. Avrà delle Pyroblast lui. Sì, incanta quello che vuoi, però chiamare rosso così. Vabbè, ma ce lo immaginiamo, avrà 4 Pyro di side. Sto matchup diventa un po' più complicato post side. Solo che le Hydro fanno veramente vomitare, quindi non mi sembra il caso di metterle. Se darle Hydro per le Pyro ci fa uno svantaggio incredibile, secondo me. Cioè, tutte le terre tappate finché possiamo, poi quando dovremo prendere un'azione almeno abbiamo tutto il mana disponibile. Meno male che qua non ci fa il 2-3, se no dobbiamo. Beh, è vero che abbiamo adesso due risposte e non più una sola, però. Terra vai. Facciamo una brainstorm qua. Brutta roba. Non solo passa, ma per ora non ho risposta e lui ha in mano una reb. Quindi ci serve un editto tipo dalla cima del mio mazzo. Un archeologist. Non è un editto, ma ci toglie due carte morte dalla cima. Prendo Agony Warp. Lui continua ad avere open sicuramente Pyroblast. Quindi dobbiamo aspettare almeno di avere un counterspell. 5 cancelle, quindi ci viene una per 7. Sì. Pesco 2, vado a 10. Abbiamo un counterspell. Un po' troppo di fretta? Può essere. Ok. E ci siamo tolti lui dalle scatole. E dopo possiamo fare doppio terrore, tipo 1, 2, 3, 4, 5. Ah no, vabbè, sì, faccio terra, ne faccio 2. Aia, 7. Dobbiamo farli in fretta. Elementalist, 4. Una carta in mano per te. Tengo open Snuff Out. Vai. Tengo open Snuff Out per eventuali ephemerate su sto coso. E non posso pagare la vita, chiaramente. Vabbè, faccio l'altro terrore dopo, allora dai. Ok. Ok. Zero in mano? Va che bomba. Ok, ti uccido il pezzo, faccio un altro terrore. Ancora meglio, ora faccio il terrore e Thorn of the Black Rose e riprendo un po' il vantaggio. Tocca a te. Vai. E adesso teoricamente Monarca dovrebbe aiutarci a riprendere proprio. Oh, bello, aspetta, no. Non F6 che abbiamo pescato Counterspell. Vabbè, ho perso terrore, non so, non bellissimo, ma c'è di peggio. Cioè, voglio tenermi quel Counterspell per una bestia. Sì, perché
tanto poi posso fare tipo analisi e cercarne altre. Ho comunque ancora 4 Gurmag e 2 Tolarian, quindi va bene. Pesco, secondo counterspell, pesco 2. Non farò pesco 1 perché, insomma, ho doppio counterspell open. No, turn off, meno per 1 faccio una Fallagi. Ok, che prende un niente, perché quelle due carte lì non mi servono particolarmente, quindi menerò per due raddoppiando il clock. Attenzione. Gurmag, ok, adesso il clock ce l'ho effettivo. Lui va bene. Qua facciamo F6 sto turno. Ok, stappo pesco, faccio Gurmag. Ne manca una. Do. Voglio tenermi open solo mono counterspell, quindi faccio uno. Questo. Pago 3, 1, 2. E 3. Vai. Tocca a te. Mono Counters perché tanto lui è al top deck, quindi insomma. Vai. E pesco uno Spell Pierce inutile a questo punto della partita, ma ce l'ho nel mazzo, quindi insomma. Corsa. Kai Fisher, secondo me vale la pena di counterarla, perché piuttosto che avercela fra le scatole dopo, va bene. Ciao gatto. Poi veramente se mi fa Ginger Brute pompato e non ho Snuff Out per ucciderlo, mi sento infame. Qua meno per 11, 12, 11 perché non lo para, immagino. O magari se vuole para già una rana. Lascio indietro lo 0-3 che è inutile che attacchi. Certo. Siamo letali il prossimo turno. Pesco 2. Così. Siamo più letali il prossimo turno. Inutilmente, tra l'altro. Cioè proprio. Tanto siamo open di doppio counterspell se lo pesco o di mono snuff out, va bene. Vai. Ce la siamo portata a casa. Monarca main deck ha aiutato un casino. Anche il fatto che lui non abbia visto così tanti pezzi. Però almeno partiamo 1-0, che è sempre comodo. G2 sul play, molto bello. Kippo, mi sembra una mano onesta. Vai. Ok, contro UR fate. Ponder prima di far landa, eccolo qua. Facciamo Warp, Brainstorm, landa tappata. Vai. Tappo pesco. Qua mi vale la pena di fare un archeologista e faccio un po' di cimitero per Tolarian Terror. B-b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 -
profittevolmente. Abbiamo 4 pezzi del cimitero per Tolarian, 6 con, se dovessi capitarmi di fare snap out e brainstorm. Sì. Non è proprio un matchup facilissimo questo. Dobbiamo arrivare al turno di farne 2 o 3 insieme magari di pezzi. Deep Analysis comunque sempre in mano.
A fine turno conviene fare una brainstorm, conviene nel senso che poi magari il mana mi sarà un po' più complicato da gestire, mentre adesso non ci cambia particolarmente la vita. Quindi vediamo se hai Spell Pierce. Ok, io ho Terrore open. Ho terrore. 1, 2, 3, 4, 5. Facciamo archeologista. Che prende brainstorm. Ok. So, ho sbagliato. Vabbè, no, è uguale, tanto avevo già fatto un'anda. Vai, meno. Ho Deep Analysis che pescherà una landa dopo, vabbè. Sì. Ok, mi sono buttato giù Thorn, ma questo matchup credo che vada bene. Niente ninja. Vorrei fare questo. So di avere una landa in cima. A questo punto, spingiamo per fargli usare le carte in mano, dato che siamo indietro. Lì, ma sul board siamo avanti, quindi cerchiamo di riappianare un po' la situazione. Counterspell. Ma perché ho cliccato lì? Vabbè. Sei a te. Il problema è che dopo adesso, cioè dopo adesso può farmi scred, a meno che non trova la landa. Cicla Barrens, quindi sì, può farmi scred sul Tolarian Terror. Dovevo fare questa landa, non questa, non so perché sia capitato ciò. Magari avesse avuto Pierce. Sì. Ci basta trovare un altro pezzo. Tre lande in fila bruttine. Pezzo forte, perché ho un altro 5-5 con dietro Fangs, quindi belle pescate in realtà. Il più è farle passare, che non è proprio facilissimo. Anche se in realtà un 5-5 lo legge abbastanza bene il board da solo. Qua è inutile fargli Fangs sopra ora, perché se mi fa scred, terra scred, comunque mi ha tolto la possibilità di far sì che questo sia utile. Questa l'hai trovata. Cazzarola. 1, 2, 3, 4, 5. 6, infatti. CVD. Però prima abbiamo giocato come se avessimo avuto Pierce e non ci ha fatto niente sopra. Ok, fa scred lì, sono 6 permanenti neve. Rono. Una, due, tre. Così. Vai. Quindi due scred li ha tirati. Ok, continuo a minarmi di fatina. Ho stappopesco. Un altro scred. Tre scred li ha tirati, ci sta uccidendo tutti i pezzi, e così non andiamo da nessuna parte. Abbiamo un attimo un spell pierce in mano, passo. Quindi
Crawl from cellar. Crawl from the cellar dov'è? Questo che vede. Un altro, è il quarto scred. Veda lei. Ok. Gurmag. No, mi serve un counterspell perché sennò gioco una bestia, o doppia bestia, o crawl, o un counterspell perché sennò gioco la bestia nel suo remover a 1, cioè non mi sembra un trade incredibile. Pesco. No, devo riprendere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terrore, non metto segnalino su niente, ma fatica se snap l'hai fatto, rifarò Cellar dal cimitero. Facciamo potrei fare che passo però mi fa counter spell, paga spell pierce, qua passo, faccio doppio bestia il turno dopo, vai. Bestia, chiaramente prima terrore, se no ci mangiamo il cimitero. C'è bestia. Ok, passo. Ok. Il brainstorm la vediamo come una spell reattiva in questo spot, quindi aspettiamo a tirarla. Terra. Ok, lui ha tre carte. Una è Scred. Di meno. Ok. Fallagi. Ok, prendo questo snuff out, direi passo. Chiaramente i Bolt sono i nostri nemici, però adesso gioca 4 scred, non so quanti Bolt giocherà. Sì. Niente, la missa, ok. Vado a 4, tanto sono morto comunque da doppio bolt, non vedo il problema in tutto ciò. Prossimo turno voglio fare Fangs con lui. Tanto Scred li ha finiti. Ok. Voglio fare Fangs sulla mia rana. Brainstorm. Molto bella questa cosa. Vediamo se pesco un counterspell, no.
Vorrei guadagnare 6 vite e tornare a 10, che mi sembra un piano. Bolt sul proprio pezzo per non farmi guadagnare le vite, va bene, in realtà mi ha fatto guadagnare le vite uguali. Una carta. Vabbè, tanto shuffle in realtà, quindi tanto per sfare ponder per ponder. Vai. Tocca a te. Non siamo letali. Lui ha due carte in mano, concede la partita. Perfetto. Non ha visto un ninja, ha visto solo una fatina, quindi insomma va bene. Allora, doppio shrivel, lo mettiamo. Non è così forte come contro mono blu, ma è una carta. Sicuramente mettiamo le blaste e dispel perché comunque ci ha tirato 29 scred. Thorn non mi fa impazzire in questo matchup, e anzi non vorrei troppo vederlo. Cender Sadikt non mi fa impazzire in questo matchup. Spell Pierce mi sembra ok, anche se i suoi counter hanno le gambe, che non è proprio la condizione per cui Pierce sia fantastico. Un Deep Analysis fuori. Fangs è forte, Cellar è forte. Vediamo se voglio tutti i peschini. Non so, tagliamo un Pierce perché abbiamo messo comunque le blaste. Un Ponder. Secondo me è un counter spell, ci può abbandonare. Vai, perché non mi piacciono gli scambi uno per uno. Cioè, voglio fare delle robe un po' migliori di così. Noi siamo migliori di così. Proprio questa mano bruttissima. Peggio. L'ho tenuta a 7 e va bene, chi però 1 e 2. Done, vai. Ok, bella cosa recuperare così un mulligan. Mi fa Ash Barrens, va bene. Vai. Fate turn off perché se giochi qualcosa che mi fa fare. No, ok, volevo fare quella branza. Così. Mi fateggi. No. In realtà credo così, senza macinarmi nulla. Stappo, pesco la landa. Vai. La prossima landa la vogliamo? Probabilmente sì, cioè non voglio ancora macinarmi a caso. A meno che lui non faccia delle cose che mi impongono di muovermi. Sì. Sto giocando un mono blu lui in realtà. Vai. Tocca a te. Sì. Va bene, fatina. Che scry fai? Uno su, uno giù. Devo fare milli tu pesco io. Sarebbe stato divertente. Faccio un altro, guarda. Pesco una schifezza. Ho Shrivel che è buono, ma lui avrà counter spell open. Ma io ho dispel. Minchia, no, la fatina è peggio di counter spell per me. Ora. Dispero penso il suo snap e vai. Peccato, peccato perché se fosse stato Counterspell sarei stato molto felice, così sono molto meno felice. Va bene. Ninja. Ninja da 2.
Poi basta una fallace archeologist, siamo abbastanza tranquilli. No, perché lui è a Fatina. Vai. Mulligan a 5, non proprio bello da recuperare, se posso dire. Hai un altro ninja? No. Va bene, Relic. Immaginavamo sarebbe arrivato. Arrivata. Ok. Però che lui ha fata sul mio dispel. Non la fa. Ok, sì, mi togli questa, va bene. Crawl possiamo sidearla fuori a sto punto. Vai. Sì, potevo fare dispel, ma sempre fatine. In realtà le nostre carte in mano, sapendo che lui è una starter, fanno un po' più schifo di quello che sono normalmente. Terza fatina. Stappopesco, Scred, Blue Elemental Blast, Dispel. Vabbè, la ripiglieremo dal cimitero. Una carta in mano, gli Shriver li ho finiti, sarebbe stato bello averne un altro, ma no. Ho un Suffocating Fumes qua. Vai. Ma sta partita è vinta per lui assolutamentissimamente proprio. Sì, no, andiamo a G3, è ridicolo andare avanti. Tanto gli fa 4-4-8 nel tempo che io faccio lei, sì, sta fa. Allora, Agony Warp non è così male, al posto di Crawl from Cellar metto un removal in più. Eh no, c'è niente da fare. Counterspell è più forte dei miei altri counter. Sopra. Blue Elemental Blast. Sopra Blue Elemental Blast, direi. Va bene, ho la combo Brainstorm più Toxcower. L'unica cosa è che non ho in mano una counter, uno Spell Pierce per la sua relic. Turno 1. Va bene, l'accettiamo. Non è arrivata, perfetto. Due bottom. Facciamo l'anda perché adesso vogliamo fare l'anda stappata perché vogliamo fare Brainstorm Scour. Bene, cerchiamo Snuff Out. Non è arrivato. Tra l'altro, non è arrivato. Mi mangio due lande dalla cima. Quindi, questo coso. Ok, 27 counter. Fa un po' schifo. Che palle. Va bene, cercavo dello Snuff Out, dell'Agony Warp, qualche cosa.
Invece continua a pescare le lande. Brutta, brutta cosa. Si mette tutta dalla sua sta partita. Sette carte in mano. Continua a pescare di ninjutsu. Sembra di non star facendo assolutamente niente. Se qua ha fata, tra l'altro è GG per lui. Dimmi che hai counterspell. Almeno proviamo a avere dispel. Una, due, tre, quattro. Tocca a te. Quantomeno vorrei bloccare il suo. Tra l'altro, Brainstorm. No, mi sono macinato anche bene in realtà. Possiamo bloccare il suo ninja. Non ci siamo macinati una Deep Analysis, però insomma, non si può avere sempre tutto dalla vita. Sì. Mi tengo il mio counterspell per il removal, credo. O per il counterspell sul tuo, sulla tua risposta al mio secondo pezzo. O Fangs, se lo pesco, perché Fangs sposterebbe moltissimo terra, ho capito. Possiamo anche permetterci di pescare una roba che non sia la terra, secondo me. È un po' inchiodato a Ande. Però ha 8 carte in mano, infatti, secondo ninja. Secondo ninja. Sì, certo. Una top, una bottom. Va in discard. Che potenza, che arroganza. Certo. Vai. Due risposte per i tuoi due ninja. Cioè, nel senso, non due risposte, pardon. Due bestie bloccanti per i tuoi due ninja. Va bene, preordain. Il problema è che qua, finché non trovo un unexpected fangs, non posso neanche attaccare. No, beh, con uno posso attaccare, secondo me. Senza troppi sbatti. Sì. Però ho bisogno di peschini anch'io, perché belle ste bestie, ma sì. Fa dello scry sotto sotto, secondo me. No, con una devo attaccare però, perché sennò. Ma che bella sta figurina. Posso non attaccare? Vai, tanto tu hai due pezzi che io paro adesso. Qualcosina è cambiato. Allora, certo, lui ha sempre 8 carte, quindi finché non pesco un peschino io fa schifo. Di Counterspell me ne ha tirato uno solo. Gioco così. Tu fai quello, io faccio questo. Giocato fuori Spell Pierce, vediamo. Turn off, se mi fa snap la rifacciamo. Vai. Stutter, va bene.
Abbiamo degli scred adesso. Fa snap, ok. Stappa 2, fa scred. E aveva 8 carte in mano, ci sta, cioè nel senso. No. Ha un altro counterspell però, immagino. Ha un altro ninja, minchia. Sto a 7. Vediamo cosa peschiamo noi. Sicuramente riproporremo la rana. Questi sono 6, dannazione. Io credo di menare comunque. Prendo uno, vado a 5. Non riuscivo a fare due rane, peccato. Mi servivano solo 14 mana, ne avevo qualcuno meno. Vai. Sì. La monarchia tu. Giustamente lui la gioca. A me in questo matchup non piace dalla mia parte, ma dalla sua è molto forte. No, questa cosa fa schifo. Di meno. Fa schifo perché lui ha starter open. Sì. 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 Come vuoi tu. Triplo blocco di lì. Ok. Sono monarca. Faccio un'altra rana, passo, lui può prendersi il monarca facendo statter, peccato che abbia parato col commodoro, io pesco, tozzorolo, però mi va bene in realtà, non credo di fare nulla di che, boh non so no, però mi sembra troppo forte non farglielo, devo farglielo sul passo, devo farglielo sul passo. Ok, noi abbiamo soltanto blu Elemental Blast, che è buono contro i suoi Scred o contro eventuale Bolt, però non è pazzesco. Ha fatto preordain 2 bottom. Sì. Vabbè, adesso deve ciampare e avere una risposta per qualcosa di queste. Paga Ward, facciamo Blast su questa, Statterina, minchia che due coglioni, va bene, allora deve ciamparmi, ho capito, io esco terra però, vai, lui pesca 200 cose forti, incredibili, io pesco terra, sto a 3, mi fa Bolt, ha vinto. Cosa potevo pescare qua? Snuff out. Ho sbagliato, devo fare quella con i warp a fine turno. Posso lamentarmi di quello che voglio, ma l'errore è stato lì. Sono andato troppo veloce. A fine turno devo fare quello. Lui non prendeva più il monarca. Vincevo io sta partita. Quindi fuori da errori di misclick, in realtà, secondo me l'ho giocata anche giusta. Mi spiace solo per quel misclick lì. Perché me lo sono perso, cioè ho fatto due e se metti giù ti frega perché va direttamente alla fase dopo. Vabbè, fa niente, diamo G3. Siamo di nuovo sul play, ho un ponder e una brainstorm, mi sembra una mano keepabile. Doppio snuff out, mettiamo di ponder. Isolato, l'Orientale
Border. Credo che Terror sia l'ultima che voglio pescare. No, Shuffle. Vai, dopo possiamo fare brainstorm. Butto via delle figurine che non mi servono, tipo questa Gurmag. E uno degli Snuff Out, secondo me. Dobbiamo fare velocemente terrore. Brainstorm. Urca, urca, tirulero, oggi spende solo. Via tu, via Gurmag, facciamo questo che shuffla. Any order, shuffle, yes. La terza terra, dopo possiamo permetterci di fare Archaeologist che ci riempie un po' il cimitero per terrore. Vesse Burn. Beh, Burn dovrebbe essere quel matchup che ci giochiamo bene. Mi fa accendino. No, doppia inchia, doppia monasteri aggressivo, eh. Mi sa che ce lo giochiamo bene post-side, perché doppia monasteri lava d'art sono schiaffoni che volano, eh. Allora. Non vedo niente, quindi vuol dire che loro non si pompano neanche, cioè non si scontano neanche. Aia. Accendino. Ne paro una. Tra l'altro mismatch. Vabbè, fa niente. Hai le lande tutte uguali. Hai le monastere mismatch. Sì. Pesco. Bella per te. Stiamo riuscendo a pescare tutti i drop che non possiamo giocare di questa partita. Searing Blaze. Sì, ma andiamo a G2. Che tanto non ho in mano niente. Adesso lui mi fa una fraccata di danni. Ponder. Allora, mettiamo Agony Warp, l'Elemental Blast e Dispel. Agony Warp, credo. Un removal in più. Sicuramente sopra uno Snuff Out. Togliamo Chainer's Edict, Crawl from Cellar. Togliamo Counterspell. E siamo a posto, secondo me. Sì, Thorn va bene per i turni avanzati, quando abbiamo bisogno, quando siamo in stallo e rischiamo di perdere dai suoi top deck, almeno cioè abbiamo un out che ci dia la possibilità di pescare delle carte effettivamente utili. Vabbè, lui è partito forte, non abbiamo visto i colori, quindi ci sta. Lo accetto. È partito molto molto forte perché doppia monastery lava d'arte è fastidiosino. Oddio, era peggio se quel turno ci avesse fatto. Sarebbe stato peggio se avesse fatto doppia monastery a Bolt, però non ha studiato abbastanza. Sì. Va bene, meglio di. Cioè, nel senso, abbiamo comunque delle carte che fanno delle cose. Devo dire che le 17 lande invece delle 18 non mi stanno pesando. Se ne giocavo 18 nella versione vecchia, non mi ricordo più. 18, sì. Non mi stanno particolarmente pesando. Cioè, qua mi è mancato un colore, non i land drop, quindi va bene. Mollica 6. Mettiamoci uno stop nella mia upkeep. Mollica 5. Che posso voler fare pondere e buttare via 2 adesso. Quindi insomma. Pondero. Beh, questa ci serve. In realtà ci serve tutto. Quindi forse quella che serve meno è l'archeologista. Facciamo così. Shuffle. No. Vai. Secondo ponder lo vorrei. Perché comunque ci può. Cioè, il prossimo turno possiamo anche fare terra passo. Pallagi non è brutta, assolutamente. Facciamo terra passo qua. Ho il nero settato per i prossimi turni. Prossimo posso fare ponder. Posso volendo anche fare ponder into Amica Fritz, Fallaci Archaeologist. The Autonomous Fornace. Pesca una carta. Ok. No, dai, giochi botti, non rallentare, zio. Vai. Counter.
Tocca a me. Monolanda è tenuto. Perfetto. Ho tutto il tempo del mondo di fare sta roba. Allora, minchio Funks, lo vogliamo. Va bene, allora mettiamo che pesco l'olanda tappata. Riprendo Funks dal cimitero. Faccio un po' meno cimitero. Ah va, mi sono mangiato un terrore. Vabbè, fa niente, tanto dopo faccio rana. Fe 6, tocca a te. Certo, paro, te lo dico, spoiler incredibile. Possiamo fare terra, Toadscour su di me, rana. Ah, fair, non posso fare unexpected, vabbè, fa niente. Allora, aspetta, prima di far rana facciamo ponder. Boh, quel counter spero vogliamo, ma il resto mi fa abbastanza schifo, quindi via. Oh, spell pierce è ottimo invece. Facciamo una, due, tre, quattro, cinque, sei. Toh, vai. Tocca a te e poi abbiamo Fangs il prossimo turno. Direi che sta partita è finita, infatti. Ok, G3 così. E vorrei anche riuscire a giocarla esattamente in questa maniera. Lo so che non si dovrebbe fare, ma terremo. Mi va a 6. Minchia, ma se non parte Terra Monasteri, non, cioè, non sa giocare a Magic, non ho capito. Vai. Incredibile, 3 su 3 monasteri. Lightning bolt. Sto a 16. Vai. Due carte in mano per te. Dobbiamo pescare una landa, mazzo. E vai, bravo. Lui ha fatto la mossa aggressivissima. Si è dato dentro i raise contro di me. Va bene. Alchimista anonimo, direi di no. Stappo pesco. Meglio pescare una landa. Quasi. Beh, terrore. 1, 2, 3, 4, 5. Peccato perché Spell Pierce qua sarebbe stato fortino. Ammetto che. Chain Lightning vado a 9. No. Una carta in mano. Tu costi 2. Quindi al prossimo turno ti faccio, dai. Vai. Vorrei pescare una landa. So che può avere reb, però sti cazzi. No, non ce l'ha. Ok, perfetto. Vai. Boh, relic adesso. Va bene, ci mancherebbe. Sacca, pesca pure. Certo, gli fa fare il terzo Lendro, però. 6. Vai, ho 4 turni di clock. Torna a te. Tocca a te, scusa. Alchimista no. Ti meno, tocca a te. Sì. Monastera. Seconda landa buona. Ok, questa mi permette di attaccare. Non voglio quel coso. Toh, vai. Certo, se ha doppio bot da 3 sono morto, però va bene, relic.
quindi non può avere doppio botto da 3 adesso. Il prossimo turno è costretto a ciampare. Paro. Giuro paro. È qua apposta. Sì, beh, può avere Bolt più Fireblast e muoio, eh. Va bene, seconda relic non ce ne fotte niente. Ti attacco, guarda. Tanto sto open di Spell Pierce e poi ne parliamo. Potrei fare Ponder per cercare la landa, ma se non la trovo impazzisco, quindi va bene così. Toh. Tengo indietro lei per monastri eventualmente. Che mi dici? Ah, certo, esilia Relic. Terza landa. Ok, c'è un counter su questo, non perdiamo. GGVP. Direi che sta molto veloce, ci siamo ripresi bene dal boh, game di 40 minuti di prima. Allora, quarto game, siamo sul draw, una mano ancora keepable. Devo dire che, cioè, boh, non lo so, mi sembra che MTGO ti primi se giochi sempre lo stesso mazzo. Ho sbloccato MTGO Gold e sto keepando più mani. Non è vero, prima devo avere un mulligato a 5 una volta. Comunque negli scorsi video ho un mulligato a 4, una roba di questo genere, quindi insomma. Ok. Fate. Passo. Fate mono blu? Vediamo. Mono blu è sempre un matchup scomodo da incontrare perché poi gioca le lande mismatch, una roba. Fammi pescare una landa. Ok. Ponder. E comunque se gioco contro Fate ho in mano Thorn of the Black Rose, questo è importante da ricordare. Beh, questo è buono e questo è buono, quindi secondo me, beh, possiamo anche fare Snuff Out, Tolarian, Fallagi. Non ho la terra in mezzo, questo è fastidioso, ma se posso dire, ma mi sembra una buona cosa. Sì. Sì, UB Fatine sarà la lista che ha fatto top all'ultima challenge. Può essere. Vediamo chi è il sovrano degli UB. Spero non tu, perché sennò dopo questa cosa faccio una figura di merda abbastanza importante. Vai. Quante fate in questi giorni su MTGO? Beh, il fatto che riusciamo a rubargli l'iniziativa anche con la nostra Thorn non è male. Credo comunque di tenerla qua, è proprio in cassaforte, la giocheremo a turno 97 se ci arriviamo. Fallagina. Che prende. Che prende Totscower. Che proviamo a tirare subito che al mercato mio padre comprò per cercare una landa che non trovo. Però al prossimo turno possiamo fare 1, 2, 3, 4, 5. Dobbiamo pescare tipo un Totscower che pesca terra e facciamo triplo pezzo turno 4, 5, che mi sembra positivo. Sì, doppio teatro maestro. 22 per te. Terra e mismatch ti odio, te lo dico. Fa una rana. Beh, questo editto mi sembra fatto ad hoc per fare rana in tutto errore, cioè editto in tutto errore, pardon.
E prossimo turno possiamo fare Terrore into Gurmag o uno dei due pezzi con Open Counterspell, che mi sembra un piano. Vai. Il problema è se mi fa dash iniziativa perché tradiamo dei pezzi. Certo, è vero che traderemmo dei pezzi e poi io comunque posso permettermi di fare di doppio pezzo nel mio. Se pesco una terra, doppio pezzo più counterspell open, che vabbè, Fantamagic. Però, Snuff out. Tappi due. Quindi hai counterspell open anche tu. Quindi sto turno sarà terrore più counterspell. Ah, hai una fatina. Una fatina non me ne fotte niente allora. Ok. Un'altra terra. Lui non perde un land drop. Terzo coso di maestro. Bruttine. Non so, le tap land in sti mazzi mi fanno sempre schifo. Cioè io li gioco perché devo. Tre, quattro, cinque, sei. Tengo open Spell Pierce. Vai, tocca a te. Siamo un po' fermi a lande, ma perché sono un po' fermo a Peschini? Dopo posso fare Deep Analysis. Comunque delle spell che stanno fuori delle sue fatine da fare che non mi sembra per niente male. Bello quando MTGO sbaglia. L'hai rotta. Hai fatto un ninja. Ponder. Si chiama una landa. Questa e questa, facciamo ponder, shuffle, no. Toh, vai. Abbiamo counterspell e spell pierce open. Ok, snap, counterspell. Due carte per te. Ok, una carta in mano. Hai l'iniziativa. Che avrò io il prossimo turno? Tocca a te. Non attacco. Certo, lui ha le fate che sono, cioè nel senso, un'ottima cosa da avere, secondo me. In questo matchup, ecco tipo. Scry 2, una carta in mano per lui. Che scry fai? Brutto, spero. Una top, una bottom. Sì. L'1-3 può attaccare, secondo me. Cosa trova? E chi ha fatto un'altra volta? Ok, va bene. E questi ce li tradiamo perché i miei pezzi sono più grossi dei tuoi e difficilmente voglio farli schiantare così. Poi pesco, Gurmag buona, facciamo Brainstorm. Oh, bello, sono snuff out, questa via e questa sopra. Terra, Ponder in maniera tale da shufflare quello che c'è in cima. Ok, snuff out. Su questo amico Rana con doppio spell pierce open 1, 2, 3, 4, 5, 6 nero.
Doppio Pierce. Sì, è vero che lui ha tante lande, però. Dopo ne abbiamo anche Deep Analysis, quindi va bene. Ci teniamo questa monarchia e dopo facciamo 1, 2, 3, 4. Abbiamo 4 cose al CS. Oh, che palle. Vediamo cosa pesco. Due bottom. Avrà avuto due lande in cima. Sì, brainstorm per noi. Questa è molto buona comunque. Facciamo via queste due, secondo me, che ormai non servono più a niente. Facciamo terrore. Tanto i due non volanti non li paro. Tengo open counter spell 6 a 5. Il prossimo turno ti minaccio. Peccato, se fosse stato snuff out sarebbe stato meglio, ammetto, però non si può avere tutto dalla vita. Tu hai una carta in mano, devi attaccarmi per forza. E dopo hai doppio pezzo a terra. Sì. Adesso, a meno che non hai pescato una bestia più spell stat. Oddio, spezzate è molto forte come pescata in realtà. Faccio lei. Ok, spezzate è molto forte come pescata, ce l'abbiamo. Cerchiamo uno snuff out. Cacchio. Pesco 2. Ok. 1 e 1, 2. Facciamo snuff out qua. E meniamo. Ok. E ci siamo portati a casa G1. Perfetto. Ora lui ha monarchia. Secondo monarchia non mi fa impazzire. Mettiamo questi tre removal di spell. Lui gioca meno fatine di UR. No, non è vero, giocherà lo stesso numero di fatine di UR. Le blue elemental blast non ci viene neanche il dubbio perché fanno schifo. Lui può avere le rane, quindi teniamo in considerazione queste. Noi dobbiamo andare a togliere Chainer's Edict, che mi pare brutto. Spell Pierce. No, queste tre mi sembrano di troppo. Tolgo un ponder e boh, crawl from the cellar. Proviamo a giocare così. Cioè, crawl from the cellar perché mi sembra il pezzo boh, no, non meno forte assolutamente, ma il flex slot che mi viene in mente di tagliare spesso. Poi magari sbaglio. Questo matchup non lo so perché comunque riprendere una bestia dal cimitero con lui che gioca il counterspell può essere forte. Qua abbiamo Ponder più Brainstorm, che è quasi Ponder più. Scusatemi, Brainstorm più Thoughtscour. Vai. Che brutte queste Brainstorm. Devo decidermi a comprarle su MTGO perché non posso più vederle, fanno schifo. Ai ai ai. Lui può avere. Ok, non ha spell starter sto turno. Noi abbiamo Fangs che comunque di solito contro fatine è un'ottima cosa. Adesso contro UB che ci permette anche di giocare le removal, magari un po' meno. Però è vero che Snuff Out fa schifo contro Ranona, quindi fare rana quello molto forte. Ponder. Brainstorm, Counterspell, Tolarian Terror. Ops, ho sbagliato a metterle in cima, non shufflo in realtà, ma va bene uguale. Vado a 7 dopo. Metto sopra. Sopra, bello anche Spell Pierce, vai. Cerchiamo di fare cimitero per fare un Tolarian abbastanza velocemente, quindi voglio delle cheap spell. Ho doppia Brainstorm, vado a 4, Spell Pierce 5. Vero che dopo posso fare Branza, metto sopra due carte che sono me, tipo un counterspell, che forse due sono troppi per il mana, tutto il mana che ho a disposizione. Bene,
uno dopo Fallaci, però lui ha doppia fatina, questo vuol dire che devo cercare uno Snuffout, uno Shrivel, perché ha il counter per Fallaci, insomma, per un po' tutte le mie robe. Fangs. Non sono delle belle carte qua, onestamente. Se gioco Fallaci cade dentro la sua spell stutter e non mi va particolarmente. Devo cercare una landa per fare Fallaci coperta da counterspell. Sì. Un brainstorm, come sempre ormai. Ok, Ponder. Quindi posso mettere via questo Spell Pierce e questo Deep Analysis. Shuffleremo via. Ok, uno, tre, quattro, cinque. Va bene. Quindi al prossimo turno, cioè a fine turno faccio Toad Scour e al prossimo turno faccio doppio pezzo. Che mi sembra un piano. Tanto il clock imposto dalle due fatine non è esagerato. Qua vuole far sninjare lui. Noi facciamo Toad Scour per cercarci un Snuff Out. Non lo troviamo. Vabbè, fa niente. Facciamo comunque doppio pezzo. E abbiamo messo anche un Deep Analysis al cimitero. Bella per me. Pesca uno. Vediamo se ha pescato la terra. Sì. Quindi ha un counterspell open. Noi qua facciamo terrore. Counterspell. Peccato aver messo via Spell Pierce, però va bene così. Una fatina in mano e un'altra carta. Gurmag. Via tu. Tocca a te. Vai. Ora vediamo. Se mi fai editto, saccherò Gurmag. È vero che Snuffout è targettabile. No, è vero. Se mi fai editto, sacco Tolarian, credo. Perché poi Snuffout non mi può prendere la nostra ranotta. Lascio in pratica ranona. Tre carte per te. Ah, mi fai Snuffout. E editto. No, non credo. Fai solo snuff out. Va bene. E qua cerchiamo di abbattere la sua race con Fangs, direi. Però non posso attaccare, no, devo fare prima falla devo fare Fallaci pre-combat. Beh, comunque questo turno non posso attaccare perché, insomma, faccio Fallaci più counterspell, presumibilmente. Ok, e trovo un ottimo snuff out, perfetto, incredibile, ecco, avrei potuto attaccare. Tocca a te. Sto a 9. Dopo facciamo Unexpected Fang scoperto da Counterspell. Secondo me va bene. Due carte per te. Non lo faccio più. Non lo faccio più. Ok. Sette. Una carta in mano. Boh, questa mi sembra forte. Così a pelle. Pesco 2. Vado a 4. Ok. Beh, ne ho un'altra in mano, passo. Zero carte per te, io in mano una Deep Analysis. Mi ha un po' scazzato il fatto che abbia pescato il cast down, però fa niente. Pondero. Con i warp, fallaci, no, via, qua mi serve una bestia. Un'ottima terra. Passo.
Siamo open di counter, spesso dovesse fare tipo fattina a fine turno vorrei evitare per prendermi poi un ninja nel suo. Ok, sempre una carta per te, molto bene. Pesco due carte. Vai. Bisogno di una bestia, mazzo. Quante bestie ci ho mangiato qua? Una. Sì, questa va bene. Due, tre. Ne ho ancora cinque nel mazzo. Perché fare unexpected funks qui sopra mi fa schifo. Lo giuro, bruttissimo, non lo farò mai se posso. Non shuffla, pesca. Facciamo counterspell. Perché se pesco le bestie vorrei poterle tirare. Vado 5, poi vado a 2. Vabbè, devo farlo. Però almeno così posso fare deep analysis dal cimitero, pescare due figurine. Ho un counterspell o un removal in mano. Mi sembra troppo forte fare questa cosa. Passo. Che fai? Un ninja. Io aspetterò, stappo, faccio Agony Warp. Facciamo counterspell. Una carta in mano per te. Ok. Comunque Relic con dentro le Gurmag mi fa veramente schifo. Oh, torna una bella figurina. Ora cerchiamo tipo un counter per una roba. Ehi, che è anche una bestia. Allora facciamo 1 e 2. Facciamo prima Gurmag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Così. Vediamo, non credo abbia il counterspell perché ha fatto, cioè non ha fatto la counterwall sulla sua. Però aggressiva sta giocata, di andare quasi tapped out, però vai, vado a 3. Pesco questo che farò a fine suo. Ormai, guarda, non me ne fotte niente. Sì. Va bene, abbiamo un removal. Che trovi? Ponder. Ci sta. Faccio nel mio Scour, credo. Tanto così se mi fa fatina ho removal. No, va bene. Agony Warp qua. Ho vinto la partita. Perfetto, direi che la meccanica main deck già qua. Cioè, Monarca in questo mazzo sembra forte. Inizio quest'ultima partita di una league che secondo me è stata giocata bene sul draw. Questa mano la keep. Non facile decidere cosa togliere. Credo che archeologi o counterspell, presumo. Che ho tanti peschini. Ok, forse spell pierce era la giocata. Può essere. Passo con Spell Pierce Open, anche se un mazzo che parte così non so che drop di secondo mi faccia, infatti. Ok, facciamo terra, tengo open counterspell che ho ripescato. Comunque queste isole le ho rivalutate, sono fantastiche da vedere. Devo vedere se in real rendono bene, foil devono essere incredibili. Qui non è una bella brainstorm, perché non è che mi serva qualcosa, ma cercavo proprio le lande. Perfetto, quindi posso fare terra stappata, cioè terra tappata passo. Il prossimo turno posso fare ponder più counterspell open, ho snuff out attivo. Una bomba.
Lui ha saltato del land drop. Questo non è un bel pezzo da far passare, soprattutto perché non ho effetti che danno meno uno main deck. Qua facciamo ponder. Questa è molto bella. Allora, noi possiamo fare. Vogliamo questa curma, quindi la metteremo in cima. Facciamo isola, brainstorm, gurmag, shuffle, no, pesco. Fallaci, metto un po' di roba al cimitero. Urca, anche l'expected funks. Secondo me, questo matchup può essere utile. Vai. Prossimo turno, posso fare Gurmag. Lui è rimasto indietro di terra, quindi coperto da Spell Pierce. Dopo che gli faccio funks sopra, possiamo rubarci la partita. Re cacchio, recommission forte. Vabbè, noi dobbiamo fare Pierce sopra. In 2-2. Pierce sopra il removal per Gurmag. Tocca a te. Vai. Abbiamo triplo removal. Dobbiamo solo stare attenti a far sì che questa rimanga viva. O giocare col prossimo pezzo che arriva. Ma finché non fa terra journey, secondo me qualcosa possiamo farlo. Minchia, che sfiga. E va bene, l'hai fatto. Proprio terra journey, dopo che sono andati land drop, come se non ci fosse un domani. Nero. Ricominciamo a fare un po' di cimitero. Ho bisogno di qualche peschino. Prima non ho neanche preso brainstorm per prendere fangs. Vabbè. Stappo pesco. Vai. Sì. Cosa scarti? Ok, un altro Squadron Hawk. Recommission? No, fai no. Ok. Allora, gli Squadron Hawk sono finiti. È un 3-2 qualcosa. Beh, lei possiamo far diventare un 1-4. Su questo board un 1-4 è forte perché para qua e fa fog sul volante che non posso parare. Secondo Spell Pierce fa un po' schifo. Sì. I volanti non mi fanno impazzire da averli contro. Ti rimbalzi un permanente, ok, una landa. Non faccio più fog qua, ma ho comunque del tempo. Mi permette di parare sempre questa, potenzialmente. Vai. Rallentiamo un po' la sua race di volante. Ok, niente, deve fare i volanti. Gurmag. Doppio Pierce Open, vai. Sarebbe stato carino avere, come si dice, Funks ancora in mano, però. Dai, qua vediamo un po' come ce la caviamo. Il nostro doppio journey andrà per questo. Scusate, il nostro doppio pierce andrà per questo.
Idyllic sono loro, immagino. Noi abbiamo tirato due Snuff Out e un Agony Warp. Ok. Sì. 5. Brutto, quando fai questo a vuoto è sempre un bruttissimo evento, soprattutto perché peschi la merda. No, non ha senso. Vai. Tocca a te. Gli Anul non sono male in realtà in questa missione, perché prenderanno reliquia che lui si aiderà e anche Journey to Nowhere. Questo è un blocco grave, infatti. A meno che non abbia tipo Ramoserrelli o robe simili che... Sì. Guardian Splash. Beh, siamo morti da quello, direi, da doppio Guardian Splash. Allora, Shriver, un altro Agony Warp che non mi fa mai male. Lenny Spellbomb non credo. Gli Anul per prendere i suoi removal. E Relic, immagino. Via a questo punto due Pierce, anche tre. Tengo i counter, spell. Non mi fa impazzire doppia Thor, ma non la lascio via Chainer's Edict perché lui fa tanti pezzi, quindi voglio decidere io cosa ucciderli. E Crawl from the Cellar, che giocando contro un mazzo che mi mette esilio e non distruggi creatura e relic, presumibilmente, anche se gioca Recommission è comunque una carta forte da avere contro di me, non mi sembra proprio top del top del top. Partiremo mulligando. Ok, keep. Qua credo di mettere via questa Shrivel per il momento. No, ho detto Shrivel. Danno. Ho sbagliato a cliccare. Che rischia di essere buona. Cioè, è una carta che voglio vedere. Non sono sicuro di quando voglio vederla. Rischia di essere buona se lui parte con il Squadron Oak, ma non troppo se parte con gli 1-2, tipo questo. Qua io voglio avere counters per il turno dopo attivo. Sì. Andiamo a fare un po' di cimitero. Prendiamo doppio Fallagi. Voglio andare a fare un po' di cimitero e con questa posso ripartire anche se mi facesse relic in questo spot. Brutto comunque. Va bene, Squadron Oak. Abbiamo Shrivel e abbiamo modo per andare a cercare la seconda copia che abbiamo messo, che abbiamo in giro nel mazzo. Anche un Ponder va bene per shufflare. La Snuff Out sempre bella da vedere, vai. Ok, non posso parare l'1-1 volante. Certo. Va bene. Brainstorm, via tu. Vabbè, questo Ponder mi serve. Counterspell. Beh, posso anche decidere di pescarlo e buttarmi al cimitero il resto dopo. Pesco. Deep Analysis in cima, quindi questo Ponder aspetto a tirarlo perché so che non voglio averlo in giro. Cioè, che non voglio pescarlo. Sì. Facciamo che mi millo e poi decidiamo perché. La 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 la. No, va bene, passerà, passerà. Ok. Ok, qua faremo terror.
Ponder per andare a cercarci se avevo forse. Ah, beh, secondo Counterspell Brainstorm, facciamo così. Facciamo Brainstorm sopra. Shuffle, no. Vai. Adesso ci servene o Unexpected Fangs oppure una Shrivel. Con Ponder abbiamo. Non abbiamo shufflato con Ponder però. Fangs farebbe un botto con in campo Torrore di Tolaria. Sì, sempre Shrivel ci serve, sempre Fangs ci serve. Dobbiamo shufflare col secondo Ponder. No, credo che il nostro piano ormai sia chiaramente non quello di counterare i falchi. Always sealed. Shufflo con Ponder. Ah, però Unexpected Fangs, forse. Deep Analysis mi fa un po' schifo, devo ammettere, la pescheremo dopo, per ultima. Recupero un po' delle vite. Tu attacchi pure 1, 2, 3, 4, 5, potenzialmente 6. Quindi praticamente ti sto facendo la contro race. Cioè, ti sto bloccando la race. Non attacca con l'1-2. Blocco qua. 1-4. Counterspell. Stop pesco, ho un counterspell. Qua faccio che pesco 2. Ok, mi ricordavo che c'era questa Deep Analysis. Non sono comunque contento di vederla, ma me la ricordavo. Ah, beh, Maria vuole diciamo bloccare. E questo pezzo ormai il suo l'ha fatto. 19, tocca a te. Certo. Abbiamo un mono counterspell in mano. Sto dicendo doppio counterspell open. E il cazzo perché ne abbiamo uno solo. Ok. Non prendo danni. Stappo pesco. Secondo terrore molto bello in realtà secondo me. Counterspell su questo. Ci sta Celestial Flare. Non qui particolarmente per questo matchup, ma hai un po' cagato il cazzo, però se posso dire. Bravo tu che ce l'hai. Madonna mia, triplo removal. Che forte. Forse dovevo accettarlo, prendere. Vabbè. Incredibile. Incredibile. Shrivel, per favore, che ripartiamo. No. Vabbè, un terrore. Allora, problema è se ci fa un altro inno. Non siamo proprio felici noi della vita proprio perché comunque sono 3-6-9 e moriamo. Prendo 3. Mi ci vuole un altro Fangs, mazzo. Un altro Fangs. 4
Cazzo, batte. Mi serve Shrivel, mazzo. Mi serve Shrivel. Siamo mortissimi. Non sembra un matchup incredibile, posso dire? Non ne usciamo perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e noi siamo a 5. Passo, non ho niente da pescare in realtà, gli finto di avere su Fucking Fumes giusto per simpatia, ma... Isola, concedi, concedi. Purtroppo male, devo dire. Ho fatto male a mettere sotto quello Shrivel. Boh, non lo so. Cioè, non mi è dispiaciuta come mossa. Apriamo la cesta intanto. Presumibilmente potevo giocarmi meglio il fattore vite, la gestione delle vite. Però non mi sento di aver giocato male. Sicuramente in questa partita qualcosa di migliorabile c'è. Devo andare a controllare esattamente cosa. Guarda che bello, ho trovato un Gold Forge Topterix. Ma che bello. Però devo ammettere che sono abbastanza soddisfatto dalla league che ho giocato in questo mega spot. Di solito non arrivo molto soddisfatto. E ho anche vinto un Root Water, ma una Root Water Matriarch. Minchia, che botta.